Buonasera a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Avrei voluto parlare dell'intervista Fiume di Gerry Cardinale. Ho letto qua e là qualcosa velocemente e ha detto cose interessanti, cose importanti di cui sicuramente dobbiamo parlare, però non lo farò in questo video perché voglio leggere per bene tutti i passaggi. E quindi adesso invece vi parlerò di pancia perché ho visto una cosa che non mi piace. Pare che Teo sia in dubbio per la partita di domani, pare abbia preso una botta al piede, alla caviglia, al piede se non erro, e quindi verrà valutato per domani. E non ci voleva. Poi mi è arrivata quella notifica, un top a rischio per la partita. Già mi sono nervoso, sì, perché io poi quando vedo quelle cose là, cioè mi venne la nerve da sotto al pite. La speranza è sempre quella di trovare un nome magari che non è proprio di primissimo piano. Invece stiamo parlando di Teo Hernandez, quindi veramente difficilmente poteva andare peggio. Si parla di una botta, la speranza è che sia una botta, perché sai, molte volte ci hanno detto una cosa per un'altra, quindi non vorrei che la botta poi diventa una semaine, 10 giorni, 15 giorni, eccetera. Quindi la speranza è che sia una botta e basta. In quel caso, insomma, vedremo domani, perché domani è una partita veramente importantissima. Partita veramente importantissima perché andiamo a giocare contro una grande squadra, una squadra molto ma molto difficile da affrontare, una squadra particolare, perché è vero che spesso lascia desiderare, è vero che a volte finisce insomma, come dire, non fa partite insomma all'altezza, però sono quelle squadre, la Lazio è un tipo di squadra che a volte poi fa la partita giusta e diventa molto ma molto difficile da affrontare. Tra l'altro giochiamo a Roma e quindi sicuramente una partita molto complicata. Tra l'altro domani ci sono anche degli scontri diretti, cioè questo weekend ci sono degli scontri diretti, c'è Juventus-Napoli, c'è Atalanta-Bologna che ci riguarda da vicino, e quindi noi dobbiamo cercare di fare bottino pieno e approfittare di questi scontri diretti. Quindi mi premeva insomma dire questa cosa qua su Teo Hernandez. Speriamo insomma che insomma non sia niente di che. Poi un'altra cosa importante riguarda la formazione, e oggi hanno fatto anche una domanda sul tema a Pioli direttamente in conferenza stampa, e pare insomma che domani giocherà di nuovo Adli, centrocampista centrale, con Bennacer. E a me, diciamo, Adli, lo sapete, a me piace molto Adli, mi sono speso nei suoi confronti quando si preferiva Krunic sempre e comunque. Non veramente mi sono battuto per questo discorso qua, e alla fine sono contentissimo che Adli stia giocando sempre. È un giocatore che dà molta qualità, dà molta come dire, in cabina di regia è veramente un giocatore che riesce a dare ordine, quindi va benissimo. Però non capisco come mai adesso si stia mettendo in panchina Tijani Reinders, che io reputo il giocatore veramente forse l'acquisto migliore di quest'anno insieme a Loftus-Cheek e a Pulisic, cioè un giocatore veramente importantissimo. Pioli a domanda ha risposto che la posizione in campo di Adli rispetto a Reinders ci dà un pochino di diciamo di filtro in più in fase difensiva.
perché comunque sia Reinders è un giocatore che ama anche buttarsi dentro, invece magari Adli è un giocatore che tiene di più la posizione. E quindi diciamo che da una parte ha ragione, però a me dispiace insomma che quella di domani sarebbe, se non erro, la terza panchina consecutiva. Voglio dire, se non è consecutiva è la terza in quattro partite, quindi voglio dire, è un segnale importante che si sta dando, cioè è una presa di posizione, è una scelta, quindi non lo so, è un discorso insomma che vedremo domani quali saranno le scelte. Poi Wagner, che altro dire, ho detto, volevo capire bene la situazione legata al discorso di Cardinale. Appena avrò modo di leggere per bene questa la sua intervista, sicuramente insomma farò un video dove ne parleremo insieme e magari ascolterò i vostri commenti, leggerò i vostri commenti, perché è molto importante insomma. Ho visto che ha parlato di stadio, ho visto che ha parlato di eventuali diciamo ingressi di soci, ho visto insomma che ha detto cose importanti, e leggevo velocemente anche una battuta di De Laurentiis per quanto riguarda il discorso procuratori, e li ha definiti un cancro per il calcio, ed è esattamente quello che cercavo di dirvi ieri sera, magari diciamo con dei toni diversi, magari insomma cercando di strapparvi una risata, però il succo del discorso è proprio quello lì, cioè questa gente qua si arricchisce perché loro arricchiscono solo le proprie tasche, ed è questo il problema, perché nel mondo del calcio loro non mettono niente, i soldi del mondo del calcio loro se li mettono in tasca, i soldi che loro percepiscono escono dal giro, non sono i soldi di un club che acquista un giocatore, quindi quei soldi vanno ad un altro club che magari poi a sua volta acquista un altro giocatore, e quindi in quel modo il giro arricchisce il mondo del calcio. Loro invece si fanno solo ed esclusivamente, sabottano la guards loro e basta, ed è, non va bene, perché poi i loro soldi, loro per far soldi non fanno altro poi che mettere i giocatori contro le proprie società, ed è quello che abbiamo visto più e più volte. Abbiamo visto cosa è successo con Çalhanoğlu, abbiamo visto cosa è successo con Kessié, abbiamo visto cosa è successo con Donnarumma, abbiamo visto cosa potrà succedere con Camarda, un ragazzino di 15 anni che deve stare a sentire uno che magari dice valuteremo cosa, c'ha un padre, c'ha una madre Camarda, e magari con il padre e la madre si parla e si dice io che cosa vuoi fare ragazzo mio, e lui dice io voglio restare qui al Milan perché mi sento a casa. E badate bene, e questo è un consiglio da un cristiano di 44 anni, che quando uno vive nella propria comfort zone, quando uno lavora, quando uno gioca, quando uno fa qualsiasi cosa a casa propria, con la gente che conosce, in un ambiente in cui sta bene, cercate di pensarci più e più volte quando dovete cambiare, perché non è mai facile, non è mai semplice. Poi magari col tempo ci si abitua, poi magari le cose vanno anche meglio, ma non è facile, quindi, e ve lo dice uno di 44 anni, quindi un ragazzino di 15 anni, quando sente dire dal suo procuratore
che altro non è che uno che guadagna sulle sue spalle, ci deve pensare più e più volte, e magari si deve confidare con la famiglia, ok? Con la famiglia, con chi davvero ti sta vicino, con chi davvero ti ha cresciuto, non con questa gente qua che non vuole fare altro che guadagnare sulla propria pelle, sulla vostra pelle. Questo mi andava di dire, perché è una cosa che veramente mi sta davvero stancando, avere a che fare con questa gente, sentire queste cose qua, ma anche addirittura su quello che potrebbe essere il primo contratto professionistico di un ragazzino di 15 anni, è veramente un qualcosa che non si può sentire. Cioè, c'è veramente un limite a tutto, ripeto, c'è veramente un limite a tutto. Vabbè, non vi rubo altro tempo, iscrivetevi e lasciate un like, vi abbraccio tutti e vi voglio bene. Forza Lotta e vincerai, non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.